Abbiamo fatto una riunione, un primo incontro conoscitivo e a quel punto abbiamo capito che mettendo insieme le forze, un'associazione che parlava di sport, una che parlava di diritti umani, etica, conoscenza del territorio, attività che potessero coinvolgere anche gli adolescenti e noi della cooperativa sociale Perusia Onlus che ci occupiamo di sociale e nello specifico di immigrazione. A quel punto abbiamo detto sì, mettiamoci insieme, facciamo insieme questa attività, questo percorso e abbiamo un po' studiato come organizzarci e abbiamo scelto di creare varie attività, le prime volte alla scoperta del territorio, le altre incentrate più sulla pratica del gioco, lo sport, la conoscenza tra i vari ragazzi e infine anche la legalità, che quest'anno è stato l'argomento portante e secondo me prossimamente continueremo anche a sviluppare questo argomento. Cosa mi porta a casa? Mi porta a casa una bella esperienza che mi ha fatto capire meglio il tema dell'immigrazione, che spesso viene trattato con superficialità. Infatti, i ragazzi ospiti delle strutture seguono corsi di apprendimento della lingua e di integrazione, ma ben altra cosa è condividere interessi, costumi e creare un mondo relazionale con persone qualunque del territorio, anche esterne alle associazioni. Ed è proprio questo il nostro punto di forza. L'idea nasce perché comunque noi come ICS abbiamo anche il settore del sociale e quindi normalmente facciamo questi progetti dedicati a temi come il bullismo, cyberbullismo, disagio giovanile, insomma, e anche quindi parlare di accoglienza. Quando si parla di questi temi, no, di disagio comunque, no, il progetto non è fine a se stesso, cioè non è che si inizia e si conclude, poi si deve fare un'analisi e da lì continuare, che troppo spesso fatto il progetto è finito tutto, mentre invece bisogna continuare per poter fare qualcosa, perché altrimenti insomma si è fatto sì, magari un bel progetto, si sono evidenziati dei problemi, però se si lasciano lì i problemi rimangono, si deve continuare. E questo progetto mi ha fatto conoscere le persone, infatti ci siamo incontrati le persone delle scout e abbiamo giocato il pallone insieme e le altre attività. A me spero che questo ci riusciamo a continuare questo progetto, mi auguro così. Credo che il valore aggiunto sia la conoscenza, il fatto che i miei ragazzi non conoscono la realtà se non attraverso quella che vedono dal telegiornale, dalla televisione. La verità è che non hanno mai incontrato, semplicemente a anche fosse 2 metri di distanza, un ragazzo di un altro colore, un ragazzo che viene da un altro paese, dall'Africa, i famosi migranti. Questa situazione qui, credo che sia questo il valore aggiunto, sapere, conoscere veramente. Da sempre Perugia è stata una città che ha accolto e che ha provato a fare questi percorsi di inclusione, tanto più necessari in questo momento. Ma la cosa importante di questo progetto è che non parte direttamente dal comune, ma parte da appunto una cittadinanza attiva, dai cittadini e dalle associazioni, dalle rappresentazioni dei cittadini che credono in un welfare di comunità, che è molto importante perché significa che inizia ad esserci una consapevolezza da parte delle singole persone, delle associazioni, che il welfare non è una questione di istituzione, ma è una questione di ciascuno di noi. Quando Danilo Bellavita, segretario regionale Cittadinanza Attiva, mi ha proposto di essere la referente di questo progetto, io sono stata molto contenta e molto onorata di fare questo percorso. Oggi presentiamo alla comunità di Perugia questa mostra e la mostra è il risultato delle attività fatte durante questi mesi e quindi noi vogliamo rendere noto alla comunità locale, cosa significa aver fatto questo progetto, quali sono i suoi obiettivi e quello che abbiamo fatto. Ora devo dire che questo progetto non finisce, noi continueremo affinché la mission di cittadinanza attiva, ossia la tutela dei diritti umani, venga affermata sempre di più. E coinvolgendo queste giovani generazioni abbiamo voluto fare in modo che le donne che domani ci amministreranno a Perugia, gli uomini che ci amministreranno a Perugia, siano persone che credono nella coesione e nell'accoglienza.